E dopo questo, ragazzi, io vi propongo una sfida. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, quindi ragazzi, spolliciate tutti quanti. Prossimamente farò un video dove tornerò con la macchina del tempo di Fortnite a giocare nella stagione 1. E si potrà fare, ne sono certo. Ma questo account sviluppatore rimane sempre una cosa incredibile. Si aggiorna in continuazione. Eccoci, ragazzi, ci siamo! Stiamo entrando, oddio! Ciao a tutti dal vostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite e siamo tornati incredibilmente sull'account sviluppatore. Da ormai un sacco di tempo che non se ne parlava. Ma ragazzi, io quest'oggi sono riuscito a fare una cosa che stiamo aspettando da un sacco di tempo. Si può giocare a Fortnite con l'account sviluppatore? Però ragazzi, non è facile come sembra. Infatti c'è bisogno di cambiare i file di gioco. Infatti se tu clicchi qua esce soltanto il dispositivo creativa. Infatti ragazzi, se tu fai così ovviamente non funziona nulla. E questa è una brutta cosa e mi dispiace molto. Però prima volevo vedere un pochino se nell'account sviluppatore fosse cambiato qualcosa. Perché ragazzi, stiamo parlando dell'account sviluppatore che si aggiorna quasi sempre ragazzi. Qua vedo che ci sta un sacco di roba. Ora non so dirvi se c'è qualche skin nuova, qualche skin che ancora deve uscire. Però ragazzi, è ancora pieno di roba, raga. Guardate qua, vi ricordate di tutte queste robe, ragazzi? Tutti gli scagnozzi. Che poi ne hanno aggiunti un sacco. Prima non erano così tanti. Guardate, hanno tipo le calze arancioni, poi i marroni, marroni. Molto strano, va bene, va bene. Come potete vedere, ragazzi. Oddio! E questa che cos'è? Questa prima non c'era! Ma questo account sviluppatore rimane sempre una cosa incredibile. Si aggiorna in continuazione. Qua, ragazzi, ci sono delle schede che non sono mai uscite. Poi c'è questa, oh mio Dio. E poi c'è anche questa. Ragazzi, che ne pensate? Forse sono di salva il mondo, sapete? Non ne sono totalmente sicuro. Ma forse potrebbe essere così. Poi, ragazzi, come potete vedere, qui sopra c'è anche ovviamente la skin di Aquaman. Ma questo, ragazzi, dopo ci arriviamo dopo. Perché, ragazzi, ho questa skin di Aquaman. Ok, non voglio spoilerare troppo. Va bene, ci arriviamo dopo. Poi vediamo che ovviamente si è aggiornata e possiamo già vedere la skin di Capitan America, l'hanno aggiunta appena uscita, quindi GG per loro. E vabbè, poi ci sono tutte le skin che già conosciamo benissimo e che non hanno bisogno di presentazioni. C'è anche la nostra fantastica Renegade Rider infuocata. Però ragazzi, c'è un piccolo problema. E questa, ragazzi, sfortunatamente l'unica pecca del poter andare a giocare nelle partite con l'account sviluppatore. Come potete vedere, questo account contiene anche ovviamente la Ghoul Trooper rosa e contiene anche ovviamente lo Skull Trooper viola. Ma la cosa brutta è che le skin rare non possono essere usate in game perché ragazzi sono bannabili, ti bannano per ID, quindi ti bannano anche l'account principale con cui giochi sempre. Però c'è una cosa positiva perché ragazzi, vi ricordate di prima in cui vi ho parlato della skin di Aquaman? Eccola qua. Come noi ben sappiamo, la skin di Aquaman ancora deve uscire. Venite un attimo, venite. Noi possiamo giocarci davvero con la skin di Aquaman che deve ancora uscire. Allora andiamo subito a selezionarla, perfetto. Però ragazzi, adesso andrei a scegliere un set, no? Perché ovviamente non è che possiamo presentarci sì con Aquaman ma con nulla. Ci andiamo a prendere un piccone figo, ragazzi. Io sinceramente mi trovo molto con la falce, ragazzi. Se devo essere sincero, la falce è uno dei miei picconi preferiti. Poi sarebbe figo mettere anche un backpack, ragazzi. Sarebbe figo anche mettere un backpack, ragazzi. Ci sono tanti backpack fighi, sinceramente. Se vi devo dire la verità, di backpack fighi ce ne sono davvero un sacco. Questo potrebbe essere molto figo, ragazzi. Una luce abbagliante dietro Aquaman. Mamma mia, questo mette davvero molta molta paura. L'ombrellino customizzabile di questa season. Così, la mimetica mettiamo quella di Deadpool che utilizzo praticamente sempre nel mio account principale, che mi piace davvero davvero un sacco. Mentre i balli, vabbè, li andrò a scegliere adesso io con calma, ora non c'ho voglia. Adesso vado a modificare i file di gioco e speriamo di entrare in partita. Speriamo di riuscirci. Eccoci, ragazzi, ci siamo. Stiamo entrando, oddio.
Oddio. Vediamo se funziona. Sì, ci siamo. Però non c'è il backpack. Ma perché non c'è il backpack? Non capisco per quale motivo. Vabbè, ma niente, non mi interessa. L'importante è che ci siamo con anche il resto della roba. Ragazzi, siamo con la skin di Aquaman all'interno di una partita nell'account sviluppatore, ragazzi. Come potete vedere, ragazzi, l'account è quello. Sono stracontentissimo. Ho messo pure le mie impostazioni. Guardate tutto come avevo scelto. Tutto come avevo scelto. A parte il backpack, che non so per quale motivo non si è messo, ragazzi. Eccoci, ragazzi, perfetto. Siamo atterrati. Dovremmo essere stati messi in un server completamente normale. Proprio per questo, ragazzi, possiamo subire la skin di Aquaman. Infatti, ragazzi, voglio proprio vedere la reazione quelli che mi fightano. Perché la skin di Aquaman non è mai uscita. E visto che la sto utilizzando dall'account sviluppatore, ragazzi, è vera. La gente la vede. E quindi non è come swapparla, che quindi la vedo soltanto io. No, ragazzi, qui la vedono tutti. Sono davvero uno dei pochi ad essere riuscito a giocarci. Oh oh, già mi sparano, ragazzi. Là, raga, aspetta, forse riesco a sniperarlo. No, troppo lontano è andato. Oh, mitraglietta, la prendo subito. Ok, vai, la seriamo uno. Perfetto, l'abbiamo killato, perfetto. Doppia kill. GG per Aquaman. Ragazzi, adesso dobbiamo ballare. Adesso guarda come mi spezzano. Guarda come mi spezzano che vedo una skin mai uscita in una partita normale. Raga, però se questo video arriva a 20.000 like, provo ad entrare anche con le skin rare, ragazzi. Magari posso provarci. Forse anche con le skin mai uscite prima. Potremmo provarci, però soltanto se in questo video vedo davvero molto supporto. Polliciate e condividetelo con tutti. Fatelo arrivare a chiunque. Questo video lo devono vedere tutti quanti. Oh, eccolo qui davanti, ragazzi. Qui davanti c'è il primo nemico. Perfetto. Dove si trova? È lì sotto. E non la seriamo. Sì, l'ha serato. Però c'è un altro. Non sono finiti, cavolo. Scendiamo un attimo. Oh, il P90. No. Via. Aspetta. Vediamo il tattico, ragazzi. Ci hanno appena cecchinati. L'hanno rifatto pure un'altra volta. Eccolo. No, per poco. Oh, da dietro. Quanti sono? Mori. Ok. Non mi dire che me l'ha stillato con la cecchinata. No. Adesso ti puscio. Vieni qui, se hai coraggio. Vieni qui. Aquaman è potentissimo. Ok, basta. Cerchiamo di non esagerare. Comunque sono quasi certo che questo qui mi ha stillato quello con la cecchinata, ragazzi. Non ne sono sicuro al 100%, ma al 99,9. Aspetta. No, l'ho missato di pochissimo. Oh, cavolo. No. Questo non vuole cecchinarmi. Ah, però ha visto Aquaman. Si sta spaventando già, secondo me. Secondo me già è spaventato alla visione di Aquaman. No, ha buildato. Ragazzi, basta. Devo pusharlo. È l'unico modo. Non possiamo rimanere a farci cecchinare. No, non mi dire che se ne è scappato. Oh, no, eccolo. Eccolo. È qui. Vai. Oh, madonna quanto build, ragazzi. Questo è incattivito. Aia, ha pure il pompabello. Ma noi non ci facciamo mica fermare. Ok, sono un po' arrugginito, ragazzi. Non gioco mai a Fortnite negli ultimi giorni. Vai, spamma. E ora vediamo se... No, ci fanno cadere. Via. Perfetto, è qua. Ragazzi, il fight continua. Aquaman contro questo essere che è una skin un po' ambigua, ragazzi, se devo dire la verità, Però basta buildare. Ma la smetti di buildare, cavolo. Ah, finalmente. Oh no, un altro. Quanto gli ho tolto? 28? Che lato da dietro, ragazzi, lo abbiamo preso alla sprovvista. Godo. E ora via, bisogna proprio fuggire. Ok, laggiù c'è un altro nemico. Aspetta che magari potrei provare a sniperarlo. Magari si mette a curarsi da qualche parte. Dobbiamo assolutamente... Oh! Che cecchinata! Oh mio Dio! Mamma mia, ragazzi, questa sì che era una kill, cavolo. Questa sì che era una kill. È stato fantastico. Un bel headshot 240 in faccia proprio. Se lo ricorderà per tutta la sua vita. In fondo, ragazzi, ho visto delle presenze. E infatti, ragazzi, ci sono stati degli spari là sopra. Non so bene dove, non riesco bene a intravederlo. Ok, eccolo, ragazzi, qua dietro. E ha sparato qui sotto. E non dobbiamo farlo assolutamente curare. Aia!
Questa cosa non va assolutissimamente bene. Guarda quello che tra l'altro si è fatto il fortino là in alto. Ok, stanno fightando. È il mio momento, devo agire. Devo agire in questi momenti di panico, in questi momenti di caos. È il momento di agire, ragazzi. Mi hanno insegnato così, perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Pusha, 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 pusha. 86. E la sediamo. E non lo hitto, e modifico. E mamma mia. E mamma mia. Oh, quanta gente. Ah, ok, ok, killato. Killato uno. Però questo, ragazzi, ci vuole far cadere, mi sa. Non vorrei dire stupidaggini, ma ci fanno cadere. No. No,